questa partita, raga, è stata così brutta. Ma così brutta che la bottiglia di birra è ancora piena. Cioè, stoppano il campionato. Beh, almeno Mia non fa figure di merda. Ma ragazzi, due partite, una peggio dell'altra. Una peggio dell'altra. È vero, diciamo che qua l'avversario è un po' più tosto, non abbiamo perso, l'avversario ci conosce già perché ci ha già studiato nella loro sconfitta per 3-0 all'Europeo, quindi conosceva già pregi e difetti dell'Italia, ha saputo appunto intervenire dove necessario e così l'abbiamo ciappata nel culo perché... E abbiamo avuto poche occasioni, loro meno di noi, ne è venuta fuori una partita esteticamente brutta. Ora, dato che ci va solo la prima in Qatar, dato che sono più squadre, io non vorrei dover replicare quello che è successo 4 anni fa. Non credo che sia matematicamente o anche pensabilmente possibile di replicare quello che è successo una volta, però ragazzi vorrei evitarlo se possibile, vorrei veramente 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 evitarlo. Ovviamente siamo arrivati a 11 metri da vincere la partita, perché siamo arrivati a 11 metri da vincere la partita perché Jorginho sbaglia rigore e tanto sbaglia il secondo rigore di fila, perché il primo l'ha sbagliato in finale contro l'Inghilterra. Rigore calciato pianissimo, raso terra, che lì se indovini l'angolo lo prendi, cioè lo prendi. Non è quei rigori veramente potenti che tiri nell'angolino e nonostante tutti ci mettano li prendi. Quelli sono rigori che scegli di calciare in un certo modo, è rigorista del Chelsea, è rigorista della squadra campione d'Europa, però fatto sta che stasera aveva il match point tra i piedi e l'ha sprecato. Ma quello non è l'episodio che... non lo possiamo incolpare per quello. Perché alla fine hai avuto 90 minuti per fare un gol e un calcio di rigore è un episodio. Cioè, dici, tirano rigore al 95esimo, a recupero scaduto e lo sbagliano. Però lì è stato verso il 60esimo. Potevamo tranquillamente fare di più e tanto abbiamo avuto anche l'occasione per fare di più. Palla a Immobile da solo davanti il portiere. Scena ancora più eclatante dell'occasione che ha avuto contro la Bulgaria. Immobile, ragazzi, di nome e de fatto. De nome e de fatto. Immobile, de nome e de fatto. C'è qualcosa di abominevole. Cioè, io non me ne capacito. Cioè, io continuo a dire che l'Italia gioca in 10. Mi continuano a dire di non attaccarmi a Immobile, di non massacrarlo, di non prendermela con lui. Ma quando vedi Immobile che a tratti gioca peggio di Leao, che vuoi fare? Il problema è che attaccanti di serva il fratello scemo che è Belotti, che di due non ne fanno mezzo, e quindi diciamo che la situazione è un po' drastica, è un po' un problema, perché situazione punte. Diciamo che se l'Italia avesse una punta, avrebbe vinto questa partita, avrebbe vinto la partita contro la Bulgaria e magari l'Europeo abbiamo avuto tanto culo, ma sicuramente con una punta ci saremmo tolti fuori da certe situazioni con netto anticipo senza un largo dispendio di energie, e questo dovete veramente essere d'accordo con me per forza. Chiesa, gli ultimi minuti ha fatto la punta, Chiesa non è punta. Chiesa non è attaccante centrale, quindi ha fatto quel che ha potuto, poverino, e non gli si può dire niente, ha messo fisico. Poi ovviamente, ragazzi, c'è anche da considerare una cosa, che ovviamente col campionato in corso, appena iniziato poi, i giocatori giocano ovviamente a non farsi male,
giocano a cercare di tirarsi un po' il culo indietro il meglio possibile, perché diciamo che se ti infortuni durante l'Europeo Mondiale non deve succedere, ma se succede comunque butti tutto il tuo fisico, perché alla fine, cioè, provi a far vincere qualcosa da squadra qua, sono qualificazioni. Bene o male, cerchi comunque di farti il meno male possibile, quindi diciamo che anche certi piccoli episodi, se la partita fosse stata sicuramente più competitiva, questi episodi sarebbero stati sicuramente più giganti. E probabilmente se la partita fosse stata più competitiva avremmo anche vinta, per carità di Dio. Però potevamo, dovevamo fare di più. A me non mi interessa se l'Italia vince, perde, dico per quanto riguarda le qualificazioni del mondiale, ovviamente non mi interessa se vince, perde, pareggia, segna 10 gol, ne segna 1, vince 1-0, vince 10-0, vince 50-0. Mi interessa che l'Italia vada sinceramente ai mondiali, perché alla fine questo girone è fatto per quello e quindi dobbiamo lottare per quello. Me frega un cazzo se vinci 3-0 contro la Svizzera e fai 0-0 contro la Bulgaria o il contrario. A me non, sinceramente non mi cambia, a me importa essere in Qatar, non mi interessa se ci arrivo di un punto o se ci arrivo, mi qualifico 5 giornate prima, siamo lì per quello. E siccome l'Italia ha bisogno di giocare un mondiale e il mondiale ha bisogno dell'Italia, penso che sia anche arrivata l'ora di far tornare il nostro nome. Ci siamo già riusciti. Essendo campioni d'Europa, basta veramente un piccolo sforzo in più, ragazzi. Domani alle 15 uscirà un video piuttosto divertente, breve ma divertente. E quindi io ve la butto lì di mettere una sveglia, un timer, un promemoria. Domani alle 15 esce il video divertente, che tra l'altro sto caricando adesso, poi caricherò questo, e vi invito poi a buttarci un'occhiata. Intanto vi ringrazio, ci tengo a ringraziare tutti quelli che sono passati dal video, minchia che rutto, fra, del video della partita contro la Bulgaria. Lasciate like, iscrivetevi, a domani alle 3.